Zostało wszystko. To jest czasami dużo bardziej obecne w mojej głowie. La bambina con il cappotto rosso non mi ha mai abbandonata ed è più presente che mai nella mia vita attuale. Ofiary Holokaustu, szczególnie dzieci, mają to do siebie. Le vittime dell'Olocausto, per condurre una vita normale, cercano di dimenticare. I ja próbowałam przez większość życia. Tutta la vita ho cercato di dimenticare, perché tutti si aspettano che i bambini dell'Olocausto abbiano poi fatto una vita normale. I kiedy zobaczyłam dopiero film Spielberga, i w tym filmie to byłam już. Quando ho visto il film di Spielberg e ho visto le immagini della bambina, ho capito che io scappavo da questa bambina, ma lei continuava ad essere dentro di me. E così ho deciso di accettarla e raccontare la mia storia. Oczywiście, ponieważ trauma nieleczona, bez żadnych lekarzy, specjalistów, którzy są dzisiaj, po prostu w człowieku jest. I człowiek ma mnóstwo. Però il trauma senza le cure rimane dentro ciascuno di noi e bisogna imparare a convivere con questo trauma. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach ofiary różnych katastrof, czy terroru, czy czegoś takiego, mają natychmiast pomoc psychologa, terapeuty. Przez większość czasu mojego życia w ogóle czegoś takiego nie było, nie wiedziano, że jest ta trauma. W związku z tym nie nauczyliśmy się mówić o tym. Człowiek, powiedzmy, kobieta. Ai giorni nostri, le vittime delle catastrofi hanno un supporto psicologico. Noi invece non lo abbiamo avuto e senza un aiuto diventa difficile parlarne. Dzisiaj czuję się o tyle dobrze, że spotykam bardzo dużo pozytywnych. Adesso mi sento abbastanza bene, perché sento intorno a me tanto affetto e ho la consapevolezza che raccontando la mia storia posso aiutare altre persone. Chciałam coś powiedzieć, jeśli już można, że na przykład jak to właśnie, jak się. Ad esempio, c'era una ragazza di 19 anni che aveva un tumore e non voleva curarsi. Ma dopo aver letto il libro La bambina con il cappotto rosso, ha accettato le cure, perché ha detto: se ce l'ha fatta lei a superare le difficoltà, posso farcela anche io. Incontro spesso persone giovani e ogni volta mi domando se siano interessate alla mia storia così lontana dalla loro realtà. Ma a loro dico sempre: immaginate che un giorno qualcuno arrivi nella vostra casa, vi butti fuori, vi divida dalla vostra famiglia. Questo può succedere, anzi succede ancora oggi in alcune parti del mondo. Dodam jeszcze, że przede wszystkim uświadamiam im, że ból i cierpienie i. Il dolore e la sofferenza per noi non sono finite nel 1945, ma resta una ferita sempre aperta. Tak, ja oczywiście bardzo, bardzo się tym zajmowałam, jak do tego doszło, jak z normalnych narodów, z normalnych ludzi robi się morderców. Ho pensato a lungo per cercare di capire come persone normali si possano trasformare in assassini. Sono meccanismi della mente umana che ancora oggi si manifestano nel mondo. Oczywiście, że są, ponieważ są ludzie, którzy życie poświęcili temu, żeby unikać tych mechanizmów. Jeżeli sobie uświadomimy, że dopiero w roku 1948 ogłoszono prawa człowieka, to, że człowiek ma prawo do swojej ojczyzny, do miejsca, swobodnego podróżowania i tak dalej, to jest rok 48. È possibile evitare questi meccanismi e ci sono anche persone che si impegnano per farlo. La Carta dei diritti dell'uomo del 1949 ne è un esempio. Problem polega tylko na tym, że zawsze znajdują się ludzie, którzy chcą dla własnych. Il fatto è che sempre di più ci sono persone che vorrebbero ridurli questi diritti per vantaggi politici oppure economici. Ja bym zmieniła teraźniejszość, bo chciałabym być. Io vorrei poter essere sempre giovane per poter raccontare a lungo ai giovani la mia storia.
Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że rozmawiamy w miejscu i to jest może ciekawe. Prima della seconda guerra mondiale qui c'erano circa 60.000 ebrei. Oggi il comune ebraico conta solo 100 persone e io ne faccio parte. Io sono stata imprigionata nel ghetto mentre la mia famiglia è morta ad Auschwitz. Io invece sono stata nascosta da famiglie cristiane. Takich właśnie było, szczególnie dzieci, które to przeżyły, bardzo niewiele, ponieważ Niemcy... Pochi bambini sopravvissero, perché i tedeschi controllavano tutti i posti, catturavano i bambini e poi li internavano. To jest bardzo trudny temat, ponieważ kiedy się stoi za ukrywanie Żydów, w Polsce groziła kara śmierci. Ludzie, którzy byli zagrożeni karą śmierci. Chi nascondeva gli ebrei, se scoperto, veniva ucciso. Ma c'erano comunque famiglie cristiane che rischiavano la loro vita per salvare i bambini ebrei, mentre altre famiglie addirittura le denunciavano. Ma credo di poter dire che i polacchi hanno superato questo esame, perché in tanti hanno rischiato la loro vita per salvare bambini ebrei.